Allora, buona serata e oggi pomeriggio faremo la seconda lezione fuori programma, come quella di stamattina, nel senso che nel programma di termofluidodinamica non è prevista, o meglio, non era prevista una lezione sull'utilizzo di software di disegno 3D meccanici per la realizzazione di oggetti da simulare sostanzialmente. Però, vista l'esercitazione che adesso vi state accingendo a fare, l'ultima esercitazione, vediamo velocemente come si può realizzare un disegno con un software tridimensionale, diciamo così, di progettazione meccanica. Il software in questione è un software open source, si chiama FreeCAD, liberamente scaricabile. Qui vedete la schermata del FreeCAD avviata. È un software in via di sviluppo, quindi rispetto ai corrispettivi commerciali, parliamo di SolidEdge, SolidWorks, CATIA, InDesign, compagnia bella. Rispetto ai software commerciali, ovviamente non ha le stesse funzionalità e potrebbe avere, ho visto personalmente, che potrebbero esserci problemi di stabilità. Però è in continuo sviluppo e in continuo miglioramento, quindi sicuramente è un prodotto valido da tenere d'occhio e da poter utilizzare per le vostre esigenze. Allora, quello che faremo oggi è ridisegnare un oggetto, capire quali sono i concetti base del disegno parametrico e realizzare quindi un qualcosa che sia importabile nel software di simulazione per poter poi fare il vostro studio fluidodinamico. Inoltre, l'oggetto realizzato sarà stampabile attraverso la stampa 3D, in modo da poter fare la vostra terza ed ultima esercitazione. L'oggetto che andremo a ridisegnare è questo cacciavite che vedete qua e che avevo sulla mia scrivania. Ovviamente, cercheremo di ridisegnarlo al meglio che possiamo, quindi prenderemo le misure necessarie utilizzando un calibro. Forse la cosa migliore quando si fanno questo tipo di disegni è aprire un foglio di calcolo e appuntarsi tutte le misure perché poi può tornare utile sostanzialmente utilizzarle. Quindi mettiamo questo foglio di calcolo sulla scrivania e iniziamo a capire come realizzare questo oggetto. Allora, per capirlo dovremmo innanzitutto chiarire quali sono gli aspetti base dell'utilizzo dei software di modellazione, di disegno meccanico parametrici. Per fare questo facciamo prima un velocissimo esempio, veramente molto semplice, che però vi chiarisca le idee. Allora iniziamo da progettazione di parti. Iniziamo la parte di disegno, magari possiamo anche nascondere volendo, vabbè, lo spazio in realtà c'è. A questo punto, per realizzare un solido, immaginiamo di voler realizzare banalmente un parallelepipedo, il solido più semplice che ci viene in mente, si parte dallo sketch o profilo, quindi creo uno sketch, sul piano lo scelgo io, XY va benissimo. Ora vi faccio notare che qui in alto ci sono i vari ambienti di questo FreeCAD e noi in questo momento lavoriamo in part design. Quindi oggi lavoreremo nell'ambiente part design e ambiente part se necessario. L'altra cosa da fare sicuramente è sistemare un po' le barre perché essendo lo schermo la risoluzione è più piccolina al proiettore ovviamente i comandi si sono accavallati. Allora, a questo punto siamo su questo piano e vado a disegnare un rettangolo che poi estrudo, cioè sviluppo nell'altra dimensione, e realizzare un solido. Volutamente però realizzo un solido sbilenco in questo modo, con il comando polilinea. Quindi faccio quattro lati completamente sbilenchi, clic destro e chiudo. Quindi ho i quattro lati, però non assomiglia evidentemente a un rettangolo. E qui ovviamente entra in gioco il concetto di disegno parametrico.
nel senso che il nostro schizzo o profilo deve essere vincolato. Immaginate un problema di statica come fosse, potremmo dire che questo schizzo debba essere isostatico, cioè non ci debbono essere né più vincoli del dovuto né meno vincoli del necessario. Se così fosse, allora cambiare per esempio la dimensione di un lato significa che tutto il profilo si modifica tenendo conto dei vincoli che ci sono e si può modificare, se è perfettamente vincolato, solo in un modo, non in altri modi, cioè non ha l'abilità. Vediamo un po'. Allora, per esempio, i vincoli, innanzitutto i vincoli sono tutti questi che vedete qui. L'approccio è sostanzialmente lo stesso per tutti i software di questo tipo, anche quelli commerciali. E i vincoli che abbiamo qui sono vincolo di coincidenza, che vedremo, punto su curva, verticale, voglio che un lato sia verticale, orizzontale, che due lati siano paralleli, perpendicolari, tangenti, uguali tra loro, simmetrici. Qui c'è un vincolo, si realizza un elemento e lo si blocca, e poi dei vincoli dimensionali, cioè si danno delle dimensioni precise ai lati. Allora, diciamo che se vogliamo un rettangolo, questi due lati debbono essere orizzontali. Ok? Questi due lati qui, invece, debbono essere verticali. Chiaramente, se io clicco su uno dei lati e trascino, vedete che è tutto completamente labile. Intanto questi due devono essere uniti, questi due vertici, quindi li seleziono, 1, 2, e gli do un vincolo di coincidenza. Adesso ancora però è tutto labile. Ci serve un vincolo che io definirei vincolo di terra, se vogliamo, cioè lo blocco questo oggetto rispetto a un sistema di riferimento fermo nello spazio, che sono i miei assi, no? Gli assi sono questi, vedete, Y e X, qui sotto in basso ci sono gli assi di riferimento. Non ricordo se ho abilitato la funzione zoom, lo faccio subito perché secondo me è utile. Dov'è che stava? In accessibilità, per ingrandire, sì, comando, sì, era già abilitato, va bene. Quella qua. Allora vedete qua in basso ci sono gli assi di riferimento, li vedete? Quindi X e Y è il piano dove stiamo lavorando. Ora a questo punto voglio che questi due nodi qui siano coincidenti attraverso un vincolo di coincidenza. A questo punto vedete che questo vertice qui non potrà più spostarsi, ma evidentemente ancora ho queste labilità. Bene. Facciamo uno zoom adattativo e queste labilità come le elimino? Dando le dimensioni a questi lati. Immaginiamo di fare un 50 mm per 50 mm per esempio, anzi 50 per 20, ed è diventato verde perché è perfettamente vincolato. Se provo a trascinare non succede più nulla, ma posso alterare le dimensioni con un doppio clic. Per esempio questo 20 può diventare 30, l'unico modo di modificarsi possibile è quello di appunto diventare più alto, in questo caso non ci sono labilità. A questo punto anche qui, guardate, sketch completamente vincolato, qualora ci fossero dei problemi, vincoli che vanno in contrasto tra di loro o vincoli mancanti, il tutto verrebbe segnalato qui. E verrebbe anche individuato qual è tra i vincoli quello che dà problemi. Qui in basso abbiamo tutti i vincoli, ecco, vedete, questo vincolo è questo vincolo è questo, orizzontale, verticale, e poi due vincoli dimensionali, va bene? Ok, a questo punto chiudo, e se vado nel modello, ho ovviamente una geometria che non ho rinominato ancora, potrei anche rinominarla, è uno sketch, un profilo, che a questo punto se seleziono posso estrudere. Mi sembra con Shift destro si può fare questa rotazione.
L'estrusione è 10 mm, posso fare anche magari 25, vedete, quando ho finito faccio ok. A questo punto magari, giusto per farvi capire, aggiungo un raccordo raggio 5 mm e diciamo che il mio solido è terminato. Che cosa ha di diverso questo modo di disegnare rispetto a un CAD magari? Che se dovesse succedere che mi rendo conto che praticamente questo raccordo è sbagliato, non deve essere da 5 ma deve essere da 15, da 3, è sufficiente andare a modificare sostanzialmente la dimensione del raccordo, da 5 lo porto a 10, e se tutto è disegnato correttamente, è tutto perfettamente vincolato, il disegno si rigenera automaticamente sulla base dei vincoli che vi ho dato. Quindi potrei anche andare ad agire direttamente sullo sketch di partenza, portare questa dimensione a 20, vedete? E tutto si modifica. Capite l'importanza di un approccio di questo tipo nella progettazione meccanica? Perché con un software tipo CAD semplice ogni volta significa ridisegnare tutto da capo. Ok? Allora, questo è il criterio. In questo, questo FreeCAD è multipiattaforma, c'è cioè per Linux, Mac, Windows. Nell'ambiente Windows mi sembra ci sia la versione beta dell'ambiente di assemblaggio. Nella versione Mac non c'è, ma comunque la parte assemblaggio ancora mi sembra di capire, guardando sulla rete, mi sembra di capire che ancora non funzioni correttamente. Che cos'è questo ambiente di assemblaggio? Se devo realizzare un oggetto complesso, immaginiamo per esempio il cacciavite, questo è un cacciavite sofisticato perché si estrae e diventa da piatto a croce, no? Però immaginiamo di volerlo realizzare come due pezzi separati in questo modo. Io posso realizzare due solidi come ho fatto poco fa, li salvo con un nome differente, ovviamente potrebbe essere stelo e manico ad esempio, dopodiché entro nell'ambiente di assemblaggio e li assemblo dando anche lì dei vincoli, che potrebbe essere questo stelo deve essere concentrico con il manico perché pure lui ha un ingresso circolare, vedete, quindi concentricità, e poi mando a battuta, quindi un vincolo di coincidenza di questa superficie qui con questa superficie qui, e quindi quello che otterrò è un accoppiamento di questo tipo, vedete? È chiaro che questo è molto importante quando si fanno disegni meccanici complicati. Nel vostro caso specifico voi dovete realizzare un unico solido, quindi non è così importante usufruire di un ambiente di assemblaggio. E torno a ripetere che una volta capito come funziona un software di disegno parametrico tridimensionale, anche l'uso di altre tipologie di software vi risulterà abbastanza semplice, bisogna solo capire quei comandi dove si trovano. Bene, a questo punto chiudiamo questo disegno, non lo salviamo e ripartiamo. Progettazione di parti. Allora, io direi che possiamo iniziare a disegnare il tutto partendo dallo stelo e potremmo immaginare questo stelo come un solido di rivoluzione attorno al suo asse. Bene, se facciamo una cosa del genere, ovviamente dovrò fare un disegno di questo tipo. Iniziamo a creare uno sketch e qui con una solita polilinea, se guardate bene vengono riportati, vedete, la X e la Y rispetto all'origine, quindi ci rendiamo anche conto delle dimensioni, ok? Allora, iniziamo a fare la parte io non presto troppa attenzione a quello che sto disegnando, nel senso che didatticamente in questo modo il tutto forse diventa più valido perché chiaramente successivamente vincoliamo il tutto. Allora, la prima cosa, questi due nodi qua, li do un vincolo di coincidenza, questo
un vincolo di coincidenza, dopodiché questo lato voglio che sia verticale, questo lato è già orizzontale, allora è già orizzontale perché? Perché qui di fianco, vedete, è selezionato vincoli automatici, quindi quando faccio un lato più o meno verticale lo mette verticale, più o meno orizzontale lo mette orizzontale, se invece inizio a disegnare dal vertice di un altro lato metterà automaticamente vincoli di coincidenza. Ora a questo punto ci servono un po' di misure che ce le, come dire, ce le possiamo conservare su un foglio di calcolo e iniziamo a vedere la lunghezza dello stelo. Allora, con questo calibro probabilmente si vede specchiato, sì, si vede specchiato, poco male. Comunque iniziamo a misurare questa parte qua, quindi guardate cosa sto misurando in effetti. Ora io prima lo faccio, se non riesco. Ok, ovviamente tenete presente che stiamo facendo qualcosa anche un po' qualitativo, perché ovviamente c'è uno scopo didattico, poi uno può farlo con tutta l'attenzione che vuole. Vedete cosa sto misurando? Ok? Perché in effetti c'è un bordino qui. Lo vedete questo bordino piccolino? C'è questo? Ok, quindi io da questa base del bordino fino alla punta del cacciavite la dimensione è 50 mm. 50 punto piccole cose, arrotondiamo a 50. Conserviamoci questa informazione, la chiamo L1. Faccio uno zoom evidentemente, forse anche di più. Ok, allora sono 50 mm e quindi questa è la lunghezza dello stelo. Cosa? Bene, questa dimensione qua è questa, vedete? Quindi io posso iniziare a dare questo vincolo. Ho sbagliato perché devo dare la distanza verticale se voglio tra due nodi, oppure avendo selezionato un lato dovevo utilizzare quest'altra dimensione qua, ma poco male insomma. Vediamo adesso qual è il diametro di questo stelo, cioè questa dimensione qua, no? Ok? Ora siamo a 3 mm precisi, considerate che noi stiamo realizzando un solido di rivoluzione, quindi quello che noi andremo a mettere come dimensione sarà il raggio, perché tutto rispetto all'asse di questo stelo. Quindi questa dimensione qua è, o metto 3 mm diviso 2, giusto per vedere che è possibile inserire una, come dire, un'operazione matematica, oppure metto 1.5 evidentemente, sposto questo 1.5 in alto. Allora a questo punto vi faccio notare che c'è questa parte dove c'è questa lavorazione, utilizzo la freccia a questo punto, vedete che parte da qui fin qua, se lo guardiamo di lato, da questo punto in poi inizia questa lavorazione, guardando il profilo da qua a qua si allarga e poi si restringe di nuovo, quindi io prenderei questa distanza da qui alla base e da qui, da questo spigoletto qua alla base, seguite? Ora queste due distanze io le misuro e vi dico quant'è, tanto se avete capito cosa stiamo parlando, sono 14 mm, quella la maggiore delle due, e la seconda è 7 mm, quindi proprio 7 e 7. Questo significa che, tornando al disegno, la distanza tra qui, tra questo nodo e questo nodo, distanza verticale è 14 mm, ovviamente questo nodo è completamente labile, la distanza verticale tra questo nodo e questo nodo invece è 7 mm. Inizia ad acquisire una forma, manca questa distanza qui in basso, che ovviamente è una distanza orizzontale da questi due nodi, e ora lascio 1,8, ora la andiamo a misurare, scusatemi, parte clic destro, andiamo a vedere quant'è questa distanza.
Allora stiamo parlando, non so se riuscite a vedere, di questa distanza qua, no? Ok? La vedete? Beh, più o meno per capire, io ovviamente non riesco bene a mostrare e a misurare. Ora, se la misuro, sempre con le dovute approssimazioni, sono 3 mm esatti. Quindi, tornando a noi, questa è 1.5, perché è sempre la metà. Adesso guardiamo un po' questo profilo che abbiamo fatto. Non è ancora verde, vedete? Non è ancora verde perché questo nodo ancora si muove. Certo, non si può muovere in alto e in basso perché ci sono queste due dimensioni qui che lo bloccano, però si può muovere di lato. Allora ci manca questa misura che vi faccio vedere. Questa qui, nel punto più largo, capite qual è? Nel punto più largo del cacciavite. Allora io la prendo e sono 4 mm. Torno qui e seleziono il nodo, il segmento verticale e questa distanza sono 4 mm ed è diventato verde. Qui controlliamo, sketch completamente vincolato, benissimo, chiudiamo. Ora posso realizzare un solido di rivoluzione in questo modo qua. Sì, andiamo a controllare subito. Giustamente dice, ma dovevi dividere per due. Andiamo a vedere subito. Modifica sketch. Ho già diviso perché è 1.5. Ah, questa larghezza qui. Sì, perfetto. La dividiamo subito. Allora, sono 2 mm. Ecco. Vedete, subito si è. Basta modificare. Ovviamente, buona regola. Questo è un consiglio, diciamo, basato sulla mia personale esperienza: mettete sempre le quote in posizione accessibile, perché poi quando andrete a modificare sarà difficile andarle a pescare con il mouse, invece in posizione accessibile in un attimo si modifica tutto. Ok, quindi questo è stato un buon esempio di come si può intervenire, però questo non mi sembra un cacciavite, almeno lo stelo, no? Come possiamo a questo punto realizzare la forma desiderata? In un software di disegno commerciale si può realizzare un profilo che praticamente, se guardate, noi adesso abbiamo realizzato una cosa fatta così, bene, però se lo guardiamo di lato, se io realizzo un profilo a cuneo e poi lo utilizzo come un qualcosa che taglia il materiale, sostanzialmente ottengo la forma desiderata. Ora, mentre nei software commerciali che ho utilizzato ciò è possibile, cioè si fa un profilo e poi si fa uno scavo con quel profilo, ci possono essere dei problemi. Ho visto che ci sono dei problemi, allora cosa si fa? Si realizza un solido, che è il cuneo, e poi si sottrae allo stelo e si ottiene esattamente lo stesso risultato, sempre parametrizzato. Vediamo come si può fare. Allora, faccio in azioni un altro sketch, sempre sul piano XY. Per lavorare meglio mi conviene nascondere il solido che ho appena realizzato, in modo che non mi crea difficoltà, e realizzo una cosa fatta così. Allora, io come al solito la faccio prima a caso, dopo la vincoliamo, va bene? Io la faccio completamente a caso, volutamente sbilenca, così, va completamente spinto. Ora iniziamo a dare la forma che desideriamo. Questo, questo e questo lo facciamo diventare orizzontali. Oh, l'ho sbagliato. Orizzontali è questo qua. Allora, questo orizzontale, sì, questo orizzontale e questo orizzontale. Questi due qui, riuscite a vedere bene? Ok, questi due qui li unisco e anche questo lo faccio diventare orizzontale. Dopodiché utilizziamo questo vincolo qua, questo è un vincolo di simmetria. Allora dico, questi due nodi, 1 e 2, e questo asse devono essere simmetrici, che vuol dire che questi due nodi si metteranno in posizione simmetrica rispetto all'asse, vedete?
te anche qui voglio la stessa cosa, qui, qui, con quest'asse, e anche questi due, questo, questo, con l'asse simmetrico. E ora attenzione, se lo facessi anche con questi due, otterrei di fatto, per costruzione, che questi due lati verrebbero uguali come dimensioni. Ma, visto che ce l'abbiamo il vincolo, utilizziamo l'altro. Questi due li faccio uguali, stesse dimensioni. Non è necessario per quello che stiamo facendo, però per dare un aspetto anche più curato, diciamo così. Dopodiché voglio che questo nodo, ricordate che lo stelo parte da qui, questa è l'origine, e questa linea, siano vincolati nodo su curva in questo modo. Chiaramente do un vincolo che è una distanza verticale tra questi due, che può essere qualsiasi, io magari uso 5 mm, ma non è importante, come vedrete. Dopodiché, avendo messo queste due uguali, anche qui, se do una distanza, per esempio 3 mm, l'altra sarà di conseguenza uguale. Proviamo a vedere che cosa ancora ci crea problemi. Questo, vedete? Allora, è questa altezza qua. Allora, innanzitutto, teniamo presente che questo taglio di asportazione di materiale deve avvenire fino a... utilizziamo il calibro, prendo una matita, deve avvenire fino qui. Ok, abbiamo già misurato che da qui a qui, scusate, mi prendo una matita perché così è più semplice da indicare. Eccola qua. Allora, torniamo a me. Abbiamo già, con la matita devo indicare il cacciavite e non il contrario. Allora, abbiamo già misurato la distanza da qui a qui e abbiamo visto che è 14 mm, se ricordo bene. Quindi il nostro solido deve tagliare, visto di lato così, per 14 mm. Questo vuol dire che questa dimensione qua, anzi, questa distanza qua a rigore deve essere 14 mm. L'altra cosa è che questa dimensione qui deve essere la larghezza dello stelo, che abbiamo già misurato ed è pari a 3 mm. Questa qui in basso invece che cos'è? Questa qui in basso è lo spessore qua sotto, visto di lato ovviamente, no? È a fuoco? Si può migliorare il fuoco, vediamo. No, peggiora. Peggiora. Ok. Allora, è lo spessore qui, questo qua sotto, qua. Ok? Avete capito qual è? Quindi lo misuro in questo modo qua, ovviamente prendendo solo la parte terminale, va bene? Allora vediamo quant'è, è una misura un po' grossolana quella che sto facendo, eh? Siamo a mezzo millimetro, 0,6 in realtà, allora mettiamo 0,6, quindi questa dimensione qua è 0,6. Bene, adesso è tutto completamente verde, faccio un'estrusione e questa volta, se io lasciassi tutto così, andiamo a vedere che cosa è successo. Mostriamo la selezione e abbiamo il cacciavite e il solido che devo andare a utilizzare per fare il taglio, vedete? Ma così com'è non taglia tutto. Allora torno al pad, che lo vado a modificare, e gli dico guarda, l'estrusione falla simmetrica in modo che taglio da tutti e due i lati. È buona regola rinominare il tutto per evitare confusione dopo, e quindi lo chiamo solido punta, vai, solido punta, poi voglio dire mettiamo il nome che crede. A questo punto, se andiamo nell'ambiente part, possiamo utilizzare questa funzione, che sono tutte le funzioni booleane. Qui c'ho revolution e solido punta. Allora chiudiamo un attimo, rinominiamo questo revolution stelo, che è più logico. Torniamo qui,
voglio fare la differenza tra lo stelo e il solido punta. Applico ed ecco la nostra punta di caccia di terra. Bene? Bene, chiudo, torno in Part Design e ora abbiamo solo questo pezzo qua, quindi fin qua, no? Adesso se guardate attentamente, guardate com'è fatto. Allora, c'è questa parte, c'è un piccolo cerchio, vedete? Un piccolo cilindro, che è questo. Poi c'è un esagono fin qua, un altro cilindro e poi inizia il manico. Bene? Allora iniziamo a disegnare questo pezzo rosso. Quindi c'è un piccolo cilindro, che è questo, che ha il diametro di 5 mm ed ha un'altezza di 1 mm. Segniamoci queste dimensioni, la dimensione L2, quindi lo spessore di quel cilindro è 1 mm. Dopodiché segniamoci anche l'altezza dell'esagono, che è invece un centimetro esatto, la chiamo L3, quindi sono 10 mm, stiamo parlando, ripeto, di questa dimensione qua, da qui a qui, è un centimetro, ora misuro questa qui. La chiamo L4, 4 mm. Perché mi serve questa informazione? Perché poi quando disegnerò il manico inizio da una quota che è la somma di tutte queste, va bene? Quindi la somma, la metto qui sotto, che è l'informazione che mi serve dopo, è 65 mm, che a questo punto sarà la distanza da qui, la base del manico, fino alla punta del cacciavite, 6 cm e mezzo. Bene, allora, come fare questa cosa? Innanzitutto diminuiamo questa dimensione qua. Se io vado su questa superficie, facciamo uno zoom, la seleziono, vado in azioni, crea uno sketch, mi dà la possibilità di disegnare un profilo direttamente su questa superficie qua. Ora, se ho bisogno di utilizzare dei contorni come riferimento, posso renderli editabili con questo comando qua. Vedete che c'è un lato di questo cubetto che diventa editabile. Se io lo clicco, lui mi dice seleziona il lato che vuoi rendere editabile, quindi puoi, per intenderci, collegare il tuo sketch a quel lato mediante una misura o altri vincoli. Se non fai questa cosa non puoi collegarlo, ma nel nostro caso non è un problema, perché a me è sufficiente realizzare un cerchio in questo modo, dargli la dimensione che il raggio di questo cerchio, eccolo qua, abbiamo detto essere 5 mm, se ricordo bene, 5 mm, quindi sono 2.5 il raggio. Dopodiché faccio coincidere i due centri, mi sembra un po' tantino, 5 mm, sì, vabbè. Allora, questo è quanto, e lo estrudo per, abbiamo detto, 1 mm. Vediamo che cosa è successo, ecco qua il pezzettino. Ora qui sopra ci dobbiamo mettere l'esagono, quindi seleziono la superficie, creo uno sketch e vado a disegnare un esagono, lo disegno così, a caso, dopodiché magari lo blocco in questo modo, dico che questo lato è orizzontale, dopodiché faccio coincidere i due centri e ora vado a misurare. Allora, decidiamo un attimo cosa misurare, nel senso che potrei misurare da questo lato a questo lato o da questo spigolo a questo spigolo. Bene, allora misuriamo da lato a lato. Io vado a misurare in questo modo, ora vi faccio vedere, ecco, riuscite a vedere? Bene. Con questa misura qui, che
ora prendo ed è 7.2, torno indietro e quindi è la distanza tra questi due nodi verticale ed è 7.2 mm, perfetto, tutto verde e ora lo estrudo per, abbiamo detto 10 mm, è già la quota che ci propone lui ed ecco qua. Ora siamo arrivati fin qua, proviamo a controllare l'oggetto, eccolo qui, ed eccolo qui, quindi manca ancora una cosetta, cioè manca questa parte qua, la vedete? Beh, allora questa è alta 4 mm, vediamo se l'abbiamo già segnata, sì, 4 mm già segnata, beh almeno la misura è proprio la stessa, e 11 mm di piano, quindi torniamo a noi, seleziono la superficie, ci faccio un profilo sopra, cerchio a caso come sempre, nulla vieta che io, visto che ho i vincoli automatici, avrei potuto fare così, cerchio, mi metto più o meno al centro, compare questa, vedete che compare un nodo, lo vedete? Vedete che a fianco al simbolo del cerchietto compare un nodo, vuol dire che se clicco adesso metto direttamente un vincolo di coincidenza, vedete? C'è già un vincolo di coincidenza automatico. Bene, si può anche fare così, io personalmente preferisco metterli dopo i vincoli, avere più controllo sui vincoli. Altra possibilità è disabilitare i vincoli automatici qui, poi ognuno fa come meglio si trova, evidentemente. Allora qui abbiamo 11 diviso 2 e l'estrusione è di 4 mm. Ecco qua. Adesso qui sopra non dobbiamo fare altro che metterci il manico. Bene, vediamo come fare. Allora, per realizzare il manico, siccome è abbastanza complicato, ovviamente ai fini didattici innanzitutto semplifichiamo un po' la situazione, no? Quindi abbiamo una curvatura qua, in questa zona, che possiamo in qualche modo ridisegnare, abbiamo un bordo arrotondato qui che cerchiamo di ridisegnare, una gola che rifacciamo più o meno e poi questa parte qui pure terminale la rifacciamo più o meno, insomma è chiaro che poi uno se deve fare il disegno fatto bene, si mette lì e lo fa, però ora per scopi didattici approssimiamo un po'. Allora iniziamo a prendere le misure, la prima cosa il diametro in questo punto, poi questa altezza qua, poi prendiamo rispetto a questa base la distanza tipo a metà e il diametro, la distanza fin qua e il diametro, così abbiamo tre punti, faremo passare un arco di circonferenza per i tre punti, poi disegniamo la gola e poi il resto. Allora vediamo come fare, facciamo, innanzitutto salviamo tutto direi, perché se ci dovesse essere un problema salviamo sulla scrivania e lo chiamiamo cacciavite. Ok, bene, allora un altro sketch, sempre piano XY, per i miei scopi vado a nascondere ciò che ho appena disegnato perché mi crea solo problemi, mi sposto più o meno qua e vediamo cosa voglio disegnare più o meno. Allora qui accetto il vincolo di punto su asse, più o meno una cosa di questo tipo qua, così, così, poi ora vi spiego che cosa intendo fare con questo, poi c'è la gola è fatta così, così, poi andiamo in alto, quest'altra forma che diciamo che potrebbe essere fatta così, poi potremmo fare una cosa del genere e successivamente arrotondare.
vi faccio mettere il vincolo automatico, ok. Allora, non, so che non somiglia al manico, però abbiate fede, ora cerchiamo di farcelo somigliare. Allora, iniziamo. Questo tratto lo rendo verticale. Questo tratto verticale. Bene. Iniziamo a misurare questo diametro in corrispondenza della parte più bassa qui. E questo diametro è 17 mm, 16.8, facciamo 16.8, quindi è questa dimensione qua, è 16.8 diviso 2, che questo è il raggio. Bene. Poi questo gradino, quindi questo lo mettiamo qua, questo gradino qui in realtà è questa parte che poi andremo ad arrotondare, quindi vediamo quanto è alta. Allora, questa parte qui è alta 3.8, quindi la seleziono, do una dimensione di 3.8. Dopodiché misuriamo, allora, più o meno a metà qua e poi qui in alto qua, quindi sempre a partire dalla base soprattutto, più o meno a metà, e qua ovviamente è una misura indicativa, misuriamo la distanza dalla base e il diametro, quindi più o meno a metà la distanza tra la base è 9,5, la distanza complessiva fino all'inizio della gola è 17, quindi sto dicendo che la distanza tra questo nodo e questo nodo verticale è 9,5 e la mettiamo qua. Così, la distanza tra questo nodo e questo nodo verticale è 17 e la mettiamo qua. Bene, ora vado a misurare questi due raggi, 1 e 2. Allora, al centro è 13.1, invece in alto è 14.4. Quindi qui la distanza tra questo nodo e questa linea è 14.4 diviso 2, mentre tra questa linea e questa linea è 13.1, l'ho detto, 1 diviso 2. Bene, adesso prestate attenzione perché questa che abbiamo realizzato, cioè queste due linee qui, le faccio diventare una linea di costruzione con questo comando qua, questo qua. Diventano blu e di fatto il profilo qui è aperto, però le utilizzo solo come riferimento. In che modo? Creo un arco per tre punti, quindi punto iniziale, punto finale e punto per cui passa. Ecco qua, quest'arco automaticamente, vedete, l'ho vincolato ed è questo quello che farà fede e che riprodurrà questa sorta di curvatura qui. Capite? Questa. Bene, torniamo a noi. Ora dobbiamo ridisegnare la gola. Se guardate attentamente, non so quanto si vede, ecco, benissimo, vedete com'è fatta questa gola? Sto parlando di questa, questa qua. Allora, potremmo approssimarla come una superficie inclinata, che è questa qua in basso, e una orizzontale, quella sotto. Quindi, in altri termini, potrei pensare di fare una cosa così, approssimarla con una cosa così. Quindi mi prendo questo diametro in corrispondenza di questo punto, questa distanza e questa distanza. Beh, sono misure un po' complicate da prendere perché comunque sono 12.9 è il diametro nella gola, quindi questa distanza qua è 12.9 diviso 2. La gola è un millimetro, quindi immaginiamo che le altre due dimensioni siano un millimetro, quindi questa distanza qua è un millimetro e anche la distanza orizzontale tra questi due è un millimetro. Ah, ma l'ho già messa? Sì, dove sto?
Ah, giusto, perché gli ho dato questo diametro, quindi ovviamente sarebbe un vincolo che va in conflitto, no? Bene, ora vediamo qual è invece questo diametro qua, quindi quello proprio del manico. Allora, sono 17 mm, quindi di fatto è la distanza tra questo nodo e questa linea, che sono 17 diviso 2. Ecco qua. Ora vediamo la lunghezza complessiva del manico. La lunghezza complessiva del manico è 70. Allora, quindi questa dimensione qui è 70 mm. Porto 70 fuori da qua. E ora non mi resta che sistemare la parte superiore. Allora, parte superiore, intanto questa linea qui deve essere orizzontale, questa verticale va bene. Se proviamo a guardare com'è fatta la gola, allora riuscite a vedere più o meno? Quindi è una linea orizzontale e poi una linea inclinata, poi metteremo degli smussi, ovviamente cerchiamo più o meno di rappresentarlo senza troppe pretese. Quindi una linea orizzontale e una linea verticale, misuro questo diametro qua. Quindi è questa dimensione, che è 14,5 diviso 2. Misuro questa distanza qui verticale, quindi questa la porto fuori, da questo nodo a questo nodo la distanza verticale, che è 2 mm, e poi misuro il diametro minimo, 12,4, che invece è da qui a qui, ed è 12,4 diviso 2. Bene, allora teoricamente adesso questo profilo è vincolato, gli manca solo un vincolo. Se io provo a trascinarlo, vedete che si muove sopra e sotto, gli manca solo il vincolo, che è la distanza dall'asse delle ascisse. Quindi la distanza tra questo nodo e l'asse è l'ultimo vincolo, dovrebbe essere verde ma ancora un grado di libertà. Allora questa distanza intanto era 65, ora cerchiamo di capire qual è il grado di libertà che ancora presenta. Eccolo qua, si è visto subito, sta qua in alto, vedete quando l'ho abbassato come si è modificata la forma? Quindi questo lo devo riportare giù così, mi manca questa dimensione, vedete questa qua in giallo, vediamo qual è. 6 mm, 6,5 in realtà, beh facciamo 6,5, dai. Non è così importante, facciamo 6,5, 6,5, bene, eccolo qua, vero, va bene? Chiudiamo il tutto, adesso mostra la selezione, eccolo qua. Ok, questo è quello che avevamo già fatto. Ora se prendo il manico, rinominiamo questo profilo, lo chiamiamo manico, e ne faccio un solido di rivoluzione, inizio ad ottenere qualcosa che somiglia al manico. Beh certo, somiglia, non è ancora il manico, perché? Allora intanto questi due, allora questo sicuramente deve avere uno smusso, perché se guardate qua, guardate com'è fatto, vedete? Allora mettiamo uno smusso qualitativo, adesso non ci mettiamo a cercare il pelo nel gruppo, quindi mettiamo uno smusso, qui facciamo ok, mettiamo uno smusso qui di un paio di millimetri, a occhio potrebbe andare bene, più o meno, dai, un paio di millimetri. Qua pure c'è un piccolo smusso, molto più piccolo, se vedete, lo vedete? Più piccolino, e anche sullo spigolo subito sotto, quindi potremmo mettere qui uno smusso di un millimetro, sì, e mentre qui magari ci va uno smusso molto più piccolino, giusto che arrotonda un pochino. Proviamo a vedere che cosa abbiamo tirato fuori, sì,
inizia ad assomigliarci un po'. Dopodiché qua dobbiamo mettere uno smusso un pochino più importante, sarà qualcosa, 5 mm è troppo, a occhio, ecco, più o meno, dai, a occhio, così ci siamo, e un altro smusso qui, più piccolino. Bene, ora noterete subito che più o meno la forma c'è, più o meno la forma c'è, ma c'è un piccolo problema, questa forma del manico che è, vedete, scanalata, e inoltre c'è queste altre scanalature qui. Con un po' di pazienza le potevo mettere direttamente nel profilo di rivoluzione, queste qui, mentre queste no, le devo fare successivamente con una tecnica simile a quella che abbiamo utilizzato per fare la punta. Allora io direi facciamo queste e poi vi lascio il piacere di provare a rifare il disegno, ok? Allora vediamo come fare. Innanzitutto vediamo la forma di queste cose qua. Guardate la forma, qui si vede bene, vedete com'è fatta? Quindi sono innanzitutto 6 scanalature, sono 6 scanalature. L'ampiezza di queste scanalature potremmo anche misurare in effetti in questa dimensione qua, però se vogliamo fare la scanalatura è meglio misurare l'ampiezza della scanalatura, proprio questa ampiezza qui, che è circa, vediamo un po', sono 5 mm di scanalatura, ok? Andiamo a realizzarla. Allora come facciamo? Ci mettiamo su questa superficie qua. Qua. Ah, qui c'è qualcosa che era rimasto aperto, quindi facciamo ok. Ci mettiamo su questa. Ce la posso fare? Ecco. Azioni, crea uno sketch. Bene. Ora, nella realizzazione dello sketch che sto facendo, mi è utile rendere editabile questo profilo qua. Il resto lo nascondo. Nascondo questo e nascondo anche questo. E qui inizio a lavorare. Allora, vediamo più o meno come deve essere fatta. Allora, più o meno è una cosa fatta così. Devo togliere il materiale più o meno in questo modo. Quindi se realizzo un cuneo, diciamo, che alla fine va a scavare tutto più o meno in questo modo, più o meno ci sono. Allora, questa deve essere orizzontale. Ah, già è orizzontale, non l'avevo visto. Questa è verticale, va bene. Ora, questo e questo rispetto a questo li facciamo simmetrici, come pure questo, questo rispetto a questo lo facciamo simmetrico. Dopodiché, quanto deve essere profonda questa scanalatura? Vediamo un pochino. Non si riesce molto a misurare. Comunque stiamo parlando di qualcosa che è circa 2 mm, sono circa 2 mm di profondità. Questo significa che se utilizzo un escamotage, cioè prendo questo punto e lo metto... una cosa ci tengo a precisare, non esiste un unico modo per realizzare questi disegni, eh? Io ne ho fatti parecchi perché prima di iniziare a lavorare all'università lavoravo in un'azienda di progettazione meccanica, facevo macchine utensili industriali con migliaia di pezzi, quindi ho sviluppato anche una certa familiarità, però ognuno di noi poi ha un approccio che può essere differente. A questo punto rendo simmetrici anche questi due rispetto a questo, ecco, e vedete che a questo punto non mi resta che quotare la distanza verticale, per dire quanto è profonda la scanalatura, e 2 mm mi sembra un po' tantino, occhio, forse era un po' meno, facciamo 1,5 mm, perché non è che si riesce a misurare in effetti. Vediamo un po', là. Facciamo uno sforzo per misurare questa profondità. In effetti siamo più sul millimetro. Vabbè, dai, un millimetro e mezzo, insomma. Allora, a questo punto, questa dimensione qua, invece, abbiamo detto che è 5 mm. E ora...
quest'angolo lo facciamo un po' a occhio, oppure proviamo a misurare la parte di dentro. Sono 3,5 mm, sto parlando di questa dimensione qui, questa sono 3,5 mm e porto la misura qua fuori. Poi quotiamo anche questa, no, questa è una quota ridondante, questa quota qui mi serve, che ovviamente può essere qualsiasi, e ho realizzato il profilo completamente vincolato. Chiudo il tutto, ora vado a mostrare di nuovo, mostra la selezione e mostra la selezione, vediamo un po' se questo, sì. E ora con questo profilo vado a fare una scanalatura e voglio farla fin qua. Questa dimensione qui l'abbiamo misurata prima, però volendo, allora c'è la possibilità di scanalare fino a una faccia, che potrebbe essere questa. Vediamo un po' se funziona però, perché... Allora, cosa faccio? Vado a fare, seleziono il profilo e vado a fare una cavità o tasca utilizzando lo sketch selezionato, eccolo qua, inizia già a fare, se riesco a girare, eccolo qua, inizia già a fare la tasca, vedete? Ora la voglio fare fino alla faccia, proviamo se riesco a selezionare questa faccia, ok, nessuna faccia selezionata, faccia. Poi andiamo. Beh, un po' profonda occhio, vero? Beh, poco male, tanto è tutto parametrico. Quindi che cosa faccio? Vado qua, vado al profilo, modifico il profilo, faccio uno zoom e questa profondità di 1,5 la porto al millimetro. Fatto. Mi piace di più? Beh, adesso ci assomiglia un po' di più, eh. Ora però ce ne sono 6, quindi seleziono questa cosa qui, vado in qua, serie polare, eccola qua, serie polare, ne faccio 6 a 360, diciamo. Allora la velocità è un altro aspetto tipico di un software open source, cioè. Ed eccolo qua, ora se volessi essere un po' pedante devo fare degli smussi qua. Se volessi essere un po', come dire, esageratamente, qui facciamo un ok, insomma a questo punto vi potete divertire come volete. Quindi in realtà il tutto dovrebbe essere così, ne faccio solo una, ecco qua, e qui ho fatto uno smusso molto piccolo, un millimetro toglie tutto il materiale, sarà 0,2 forse, nemmeno 0,2 va bene, o forse guardando meglio, sì, più che, scusatemi, più che un raccordo è proprio uno smusso, vabbè, comunque sicuramente qua, qua l'abbiamo già fatto, in alto andrebbe fatto, quindi su tutti questi bordini qua va fatto lo smusso sicuramente, però ecco qua, cacciavite, ed ecco qua, mi sembra che il risultato non sia male, no? Bene, allora adesso avete un po' di tempo per fare un po' di test da soli. Avete domande? Qualcosa che volete chiarire? Questo file lo salvo, lo metto sempre online? Va bene, l'ho già salvato. Ok, allora a questo punto nella rimanente mezz'ora dedicatevi un po' a fare il disegno. Domani, esercitazione, potrete appunto dedicarvi alla realizzazione del vostro solido da stampare e mettere in galleria del vento. Mi raccomando, semplicità, consiglio che vi do spassionatamente. Buon lavoro.